fatto incontrare. Due italiani perduti e soli in Oriente. Non avvertite il magnetismo? Avverto molte cose, messeri. Nausea, innanzitutto. Quest'uomo vi sta dando noia, Sofia? Scusate, messere, ma la signora e io stiamo... No! Oh, il diavolo in persona! Vada retro! Duccio, che piacere. Fuggite, buona donna! Mettetevi in salvo! Chi era quello? Un cane. Era fidanzato con mia sorella molti anni fa. E che accadde? Il suo cazzo era fidanzato con altre sei. Chiedo, Venia, che cosa vi conduce qui al porto? Ho chiuso la bottega per venire a ritirare un pacco, ma mi dicono che i documenti del capitano non sono in ordine. Così aspetto. Che seccatura. Potrei perdere tutto il giorno. Vediamo cosa posso fare. Conosco qualche modo per aggirare le regole. Davvero? Sì. Vi raggiungerò alla bottega. Sofia Sartor. Perfetto. Hai visto? Hai visto? Non siete... Accim- Aspettate un momento! Sono sicuro di averlo. Non vedo l'ora di usare altri stranieri. Se solo si affonda potesse vederlo! Ottimo! Continuate così! Il prossimo colpo potrebbe uccidermi! Non resisterò a lungo! Perché fuggi, amico? Maledizione. Dovrei far visita a mio Dio. Salute, Ezio. Com'è andata? Madamigella Sofia Sartor, libraia, Costantinopoli. Oh no, com'è ridotto. L'hanno usato per combattere coi pirati. Per ora tutto bene, pare. Bella, non è vero? È la stampa di una mappa di Martin Wald Simuller. Vedete qui? Le nuove terre descritte da Messer Amerigo Vespucci. Povero Cristoforo Colombo. Talvolta la storia è davvero ingrata. Che vi pare di questa distesa d'acqua? Un nuovo oceano, magari. Molti studiosi ritengono che le dimensioni del globo siano state sottostimate. Incredibile. Più conosciamo del mondo e meno sembriamo saperne. Beh, avete onorato la promessa. Lasciatemi fare altrettanto.
Se non mi inganno, questo dovrebbe mostrarvi dove si trova il primo libro. Lo ammetto, la testa mi gira alla prospettiva di vedere quei libri. Sono conoscenze che il mondo ha perduto e che potrebbe riottenere. Potrei stamparne delle copie e distribuirle io stessa. Non so, magari una cinquantina dovrebbero bastare per... Perché ridete? Perdonate. È una gioia vedere qualcuno con una passione così personale e nobile. È di ispirazione. Che sorpresa! Avete un cuore anche voi. Grazie, Sofia. Ritornerò.